Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati. Parliamo di sport e anche in questa occasione abbiamo due atleti, due formidabili atleti che fanno parte della rosa giocatori di Unione Sportiva Albenga. Parliamo di due uruguaiani, il sosia di Rincon del Torino, Matteo Carro e Diego Penino. Sigla. Allora ragazzi, voi venite dall'Uruguay entrambi, vero? Sì, ci arriviamo. Quando è nata la tua carriera di calciatore? Quando è cominciata? La mia ha cominciato 8 anni fa, giocavo nella giovanissima del Centro Atletico Fénix e dopo mi hanno chiamato per giocare nella prima squadra e ahí ho cominciato a giocare nella prima squadra di Fénix. Dopo ho passato per 2 o 3 squadre uruguayane di Serie A e anche una altra di Serie B e ho arrivato qua. Tu invece, Diego? Io ho fatto il giovanile da Bellavista, una squadra uruguayana, e dopo, da un giorno all'altro, mi hanno chiamato per giocare da Abruzzo, qua in Italia, e è arrivato da luglio 2017. Allora, noi dobbiamo ringraziare una persona in particolare per la vostra presenza qua, sì. Che è il nostro gancio, che è il vostro procuratore, Vincent Casella. Sì. Lo salutiamo e speriamo di averlo presto con noi davanti alle nostre telecamere, perché oggi era a Madrid per un altro giocatore. Sì. E qua in Italia, come mai l'ha venuta qua in Italia, Matteo? Ho venuto per un amico che c'era in Uruguay, mi ha detto se voleva venire a giocare una squadra qua, e mi è piaciuto l'Italia. Ti piace come... L'Italia piace a tutti, è molto sì, bella. È il cibo, soprattutto. Quella sa che il calcio, no. E prima di arrivare all'Albenga, Diego, dove hai giocato qua in Italia? Io ho fatto una promozione in Abruzzo. Dopo mi hanno chiamato da un'eccellenza a Reggio Emilia. E dopo mi ha contattato Vincent e è venuto qua con lui e mi ha portato ad Albenga. Ti trovi bene qua in Liguria? Sì, sì. Sì. Bella regione. Sì, no, mi piace un Allora, sacco. Diego è un difensore, dico bene? Sì, difensore. Un terzino. Mentre il nostro Matteo è un costruttore di gioco, un centrocampista. Sì. Anche un po' con un tiro. Un'annata non facile, siete venuti qua in un'annata non facile, dove l'obiettivo principale è la salvezza. È la salvezza. Quanto vi pesa questo rispetto a una squadra che può giocare per altri obiettivi, Diego? Io lo vedo bene, sai che a noi è un bel obiettivo, perché il gruppo è, se tu lo vedi, ogni allenamento lasciano tutto, anche ogni partita, quindi io penso che la salvezza si fa, non è un peso, per noi no. Per te, Matteo? Tu sei sempre molto determinato in campo. Sì, c'è una responsabilità, no? Che ognuno l'assume in suo ruolo, dentro il campo e fuori, dentro l'espellatorio. Però credo che sì, con i ragazzi della squadra siamo tutti con la testa giusta per affrontare questo obiettivo che è la salvezza. Assolutamente sì. Senti, come hai trovato il campionato di eccellenza qua in Liguria? Tecnicamente, come l'hai trovato? No, ogni squadra c'ha il suo. Io sempre guardo gli attaccanti, sono tutti forti. Sai che sono tutti di categoria, hanno una carriera, quindi è un campionato che si vede bene, è forte. Hai trovato molta qualità, perché quando ti ho intervistato alla fine del match col finale, hai detto abbiamo pareggiato contro una squadra molto forte e meritavate anche di vincere, questo bisogna dire. Sì, sono una squadra forte che se hanno fatto per giocare questa categoria con giocatori che mimo di altra categoria, quindi quello è buono perché rinforza questa eccellenza. Ecco, secondo le squadre che tu hai visto, chi merita di salire di categoria? Anche se la prima in classifica sappiamo che è la Rivarolese. Sì, io molto le altre squadre le guardo, ma io penso dalla nostra, no? Noi abbiamo la testa alla salvezza, quindi lo che fanno le altre... Bravo Diego. Matteo, tu che idea ti sei fatto delle altre squadre? La Rivarolese 5 punti sulla seconda, è una lepre. Sì, io la prima squadra che ho affrontato qua ha sido la Rivarolese, una squadra forte, ma credo che c'è... 2 o 3 squadre che sono capaci di uscire questa teoria, però sì, senza dubbio, come diceva Diego, noi non preoccupiamo per noi, per Albenga, che l'obiettivo è la salvezza. Allora, una domanda per ciascuno prima di chiudere. Diego, come vedi la tua carriera? Quali sono le tue aspirazioni? Adesso è fare le più presenze possibile di qua fino al campionato e dopo vediamo.
vediamo con Vincent che possiamo fare per la prossima estate. Sicuramente Vincent penserà al meglio per voi. Matteo, le tue aspirazioni? C'è un obiettivo? Giocare magari in categoria superiore? Sì, io adesso il primo obiettivo è continuare giocando, fare la migliore maniera possibile, aiutando quella squadra all'obiettivo, che è la salvezza. E dopo sì, vediamo con Vincent cosa si può fare, però sì, sempre si aspira a giocare in qualcuna categoria meglio, no? Anche superiore, l'ho meritato tutti e due, perché da quello che ho visto, un po' meno Diego perché l'ho visto pochi minuti, ho visto due partite di Matteo, ma sono due giocatori davvero molto 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 bravi. Diego Penino, Matteo Carro dall'Uruguay per salvare l'Albenga nella categoria di eccellenza. Grazie per averci seguito, vi raccomando il vostro mi piace sotto le nostre interviste.